prepariamoci insieme per andare a vedere un film al cinema. È veramente un sacco di tempo che non ci vado e in particolare andrò a vedere un anime. Se mi seguite da un po' sapete che io ho rivalutato tantissimo gli anime l'anno scorso. Prima pensavo che fossero tipo dei cartoni animati, in realtà sono estremamente belli, hanno dei significati sempre molto profondi. Andrò a vedere Il ragazzo e l'airone, che è di Miyazaki. Se volete iniziare con gli anime, io però vi consiglio assolutamente di guardare Attack on Titans. Ho iniziato con quella ed è veramente spaziale. Comunque, per quanto riguarda i capelli, farò una bella coda tirata, uno chignon, adesso vediamo. Tra l'altro, questo tipo di spazzole è perfetto per fare code o mezze code. E in qualche giorno mi dovrebbe arrivare un kit proprio apposta per fare le code tirate, che ho preso su Amazon, quindi se volete quando arriva ci facciamo un video. Con il make-up mi tengo estremamente leggera, quindi vado a fare solo un po' di bronzing con questo bronzer di Milk, anche sul nasino. Tra l'altro trovo che si sfumi benissimo anche con le dita e con quello che rimane vado anche sugli occhi. Scolpisce benissimo. Ripasso un pochettino il correttore, anche qui per definire. Adesso andiamo con il mascara. Lui, nei miei ultimi video ho sempre messo l'Ella Fake. C'è pochissimo da dire, è una garanzia. Pacciugo fatto, come al mio solito. E mentre si asciuga andiamo con la Lip Combo. Matita di Essence, questa è la numero 21. Coloro bene anche all'interno. E poi sopra ci andiamo con un glossino. Questo qui è Baby Blur di Fenty. Molto bene, adesso capiamo come vestirci. Penso proprio che opterò per una gonna, questa qui grigia a pieghe che è bellissima, di Zara, e sopra maglioncione gigante di About You in collaborazione con Kendall Jenner. Tra l'altro è caldissimo, favoloso questo maglione, e indovinate un po' dove l'ho trovato? Nell'armadio di mia sorella. Quasi quasi non me la metto neanche la gonna, ma tengo i jeans. Questi sono i 501, comodissimi, di Levi's. Hug e ci siamo. Speriamo che il film sia bello, vi aggiorno sui G, quindi vi aspetto assolutissimamente. Ciao! Stasera ci prepariamo insieme per rivedere Fede, che tra l'altro non vedo dal suo 20° compleanno, quindi da un sacco di tempo. Come potete notare i miei capelli sono un casino, perché ho fatto i ricci tipo 2 giorni fa e soprattutto la parte davanti è un po' sminchiata. Quindi cerchiamo di prepararci bene, anche perché voglio fare un look bello potente. Quindi adesso partiamo col make up. Iniziamo uniformando il tutto con questo fondotinta siero, che è sempre quello di Shiseido, sempre il solito che uso tutti i giorni. Andremo a mangiare in un posto che fa pesce, che non ho mai provato ma che ha ottime recensioni. Tra l'altro ci sarà anche la mamma di Fede. Che bello, non vedo l'ora. Vado con un correttore bello coprente, questo qui di Anastasia è coprentissimo. E se volete un'opzione low cost che è praticamente identica, vi consiglio l'Infaillible di L'Oreal Paris. Sporco sempre con il correttore leggermente anche le palpebre. Adesso facciamo bronzing con un prodottino che non utilizzo da un sacco di tempo, che è latte di Fenty Beauty. Generalmente utilizzo la colorazione più fredda, però oggi voglio scaldare e non andare a scolpire. Per sfumare bene poi vado anche ad utilizzare un po' di setting spray. E guardate qua. Come blushino invece utilizziamo Sugar Rose di Nabla, che è uno dei miei blush preferiti in assoluto. Infatti ha questa tonalità rosa bambolina, bellissima. E completiamo adesso la nostra base con la cipria in polvere libera di Anastasia, che vado ad applicare con questo pennellino di Nabla, che è perfetto per stendere la cipria. Parola di Mr. Daniel. Ora, visto che voglio assolutamente fare le lentiggini, ma non trovo più il freckle maker di Nabla, andremo a farle con una brow pomade. Prendiamo il nostro setting spray e lo spariamo nella pomade. Speriamo non sia fallimentare questa cosa, non l'ho mai fatta. E poi con un pennellino piccolo rileviamo il prodotto e andiamo a disegnare le lentiggini. Sono venute extra carine. Adesso passiamo agli occhi. Utilizzo la Side by Side di Nabla e facciamo un look totalmente opaco. Io di solito uso sempre gli shimmer, questa volta voglio andare di opaco. Prima il color burro su tutta la palpebra e vado poi con un marroncino più scuro verso l'esterno, concentrandomi sulla via esterna dell'occhio. Sporco leggermente anche il sotto. Infine aggiungo un pochettino del marrone più scuro con un pennellino piccolo piccolo e vado a creare un gradiente di colore, concentrandomi sempre sulla parte esterna. Adesso finiamo prima del mascara e aggiungiamo la matita nera dentro, però solo sopra. Guardate come intensifica. A questo punto mascara e vado con la mia fissa del periodo, ovvero l'Ella Fake. Come al solito pasticcio fatto, ma lo puliamo a mascara secco. Le labbra le facciamo dopo a seconda di come facciamo l'outfit, quindi passiamo a quello. Una cosa che voglio mettere sicuramente c'è e sono questi stivali di Paris Texas, che ho messo tipo solo 2 volte. Poi sotto ci metterei questa gonna che è molto particolare di H&M. Per non rendere il tutto troppo serioso mettiamo una t-shirt bianca sotto. Concludiamo con un blazerino di pelle. Ok, sono super soddisfatta, mi piace tantissimo, però dobbiamo assolutamente accessoriarlo. Voglio aggiungere questa collana qui che è di Serena Ciccarelli, bellissima, con il cuoricino. Lady Diana Argento di Dani, questo è spettacolare. Tra l'altro fatemi sapere se
se volete un video in cui vi faccio vedere tutte le borse di Dani che ho. Ed infine combo labbra che sarà super aggressive, matitone marrone scuro di Kylie, colorazione Thanks for Nothing, e dentro ci andiamo con questo rosso spettacolare di Tom Ford. Urlo. Fatemi sapere che cosa ne pensate del look, io lo adoro, vi aspetto assolutissimamente su IG. Ciao!